Tempo fa ho fatto un video di una piccola torcia, una torcia Walter che praticamente mi è arrivata in abbonamento con un giornale, dove ho fatto anche delle riflessioni su queste lampade che non capisco la potenza e perché ti servono 1000 lumen, eccetera, eccetera. Tutto quanto è cambiato quando mi sono arrivate queste qua. Benvenuti a questo nuovo video. Daremo un'occhiata qua a casa, giusto un attimo, con qualche dato tecnico, ma non più di tanto perché ci sono già un sacco di video che sì, spiegano ogni misura e peso, eccetera, eccetera. Anche in Italia ho visto, altri hanno ricevuto lampade dalla True Night. Se volete, il cacciatore di zombie ha fatto un video, l'ha messo pure nella lavatrice. O il webcam Apennino, pure quello ha fatto un paragone di queste due lampade. Fate attenzione a questo video e guardatelo fino alla fine. Per uno o una di voi ci sarà la possibilità di vincere una di queste due lampade. Vorrei dare un'occhiata anche un po', solo farvi vedere le tasche che abbiamo qua. Ho notato una cosa, questa è la tasca della Phoenix, queste si possono attaccare a una cintura. Stessa cosa qua della True Night. Vediamo, qua c'è la True Night e la True Night qua da una parte c'ha questo elastico. E questo elastico permette di avere una migliore tenuta. Qua veramente non cade fuori. Alla Phoenix, non essendoci questo elastico, subito sigla fuori. Qua ho notato che è tutto praticamente un cerchio intorno e qua sono a volte un po' appiattite la lampada intorno perché per farla star ferma. Ok? La True Night l'ha fatto qua. Però questo è molto minimale, cioè non è che si ferma bene. Questo perché? Perché se hai un tavolo o un tavolino un po' storto, adesso cerco di inclinarlo, direi che la Phoenix ha un po' meglio di tenuta, ma poi la True Night, vedete, si arrotola e questo rimane un po' più stabile. Poi abbiamo qua la parte centrale con un grip interessante per entrambi, molto buono direi, e molto simile anche. E poi andiamo verso la parte dietro, qua a sinistra abbiamo sempre la True Night e a destra la Phoenix. Un'altra cosa che ho notato adesso che siamo alla parte posteriore, praticamente questo bottone per accendere e spegnere dalla True Night è un po' più abbassato, che ci permette di appoggiare la lampada, che può essere sicuramente comodo a volte. Questo non è possibile con la Phoenix. Il bottone fuoriesce e non ci permette di stabilizzare o di far fermare questa lampada. Un peccato, direi. L'azionare il bottone della True Night mi sembra un po' più, non facile, ma è un po' più duro quello della Phoenix. Qua da una parte si cambiano i livelli di illuminazione. Entrambe le lampade, tenendo premuto questo, poi c'è l'effetto strobo da discoteca. Allora, adesso abbiamo visto un po' le due lampade, avete potuto leggere anche qualche dato tecnico, la durata delle batterie e le modalità diverse di luminosità. Direi che andiamo un po' a vedere come funzionano. Ok, sono in bagno, è completamente buio. Adesso andiamo a accendere la True Night. Qua abbiamo i 0,3 lumen, si vede poco e niente, penso. Poi andiamo al prossimo livello che sono i 20 lumen. Ok, vediamo già qualcosa. Già un po' meglio. Alziamo un livello che sono 280 lumen. Ok, qua
basta già per illuminare la stanza. Il prossimo livello sono 800 lumen, ok? E l'ultimo livello sono i 1050, ok? 1050. Andiamo a vedere la Phoenix. Sono con la Phoenix, primo livello, e qua si vede subito la prima differenza, che tanti dicono che sono uguali o simili, però questa è una gran differenza. Il primo livello della Phoenix, almeno qua vedo qualcosa. In futuro, in test, altri test, rivedremo queste cose. Prossimo livello sono 50, ok, 50 lumen. Il prossimo 180 lumen, ok. Praticamente il terzo livello, quello in mezzo, si vede già bene come prima con la True Night. Il prossimo livello, questo, sono 480, 460, ok? 460. E l'ultimo di un livello della Phoenix sono 960 al massimo, questo qua. Via. Adesso andiamo di nuovo a vedere questo che dicevo appena. Sono con la True Night in mano. Questo è il primo livello. E oggi vedete mezza casa mia. Qua abbiamo una maglietta. Riuscite a riconoscere? La riconoscete, sì. Ok. E, sì, è debole. Certo, se è un buio totale, basta per trovare qualcosa, ok? Però è veramente debole, faccio un po' di difficoltà per capire adesso esattamente quale maglietta è quale. Vediamo se si vede anche giù. Ok, faccio tutta la mia roba, un po' l'intimo sport, eccetera, eccetera. E secondo me, sì, è molto debole. Parliamo di 0,3 lumen. Per trovare giusto una piccolezza adesso nella macchina o nello zaino, non so, secondo me è automatico che vai sul secondo livello. Questo primo è troppo debole, disturba, fai fatica a cercare di vedere qualcosa. Vai sul secondo e là vedi già meglio. Qua adesso riusciamo a cercare qualcosa, a trovare qualcosa in un modo più semplice. Qua vediamo subito di che pantaloni si tratta, di che maglietta si tratta. Stessa cosa qua. Adesso andiamo a vedere la Phoenix. Solo i primi due livelli. Phoenix, qua abbiamo il primo livello, quello più basso è 14 lumen. E questo mi basta già. Basta e avanza per trovare, per cercare quel che mi serve. Se non ho corrente a casa per trovare qualcosa, andiamo subito giù. Ok, qua avevamo questa maglietta, questa per l'inverno, i pantaloni lunghi, qua giù roba di cottone, qua le magliette outdoor e qua vedo tutto. Adesso non mi serve neanche il secondo livello. Entrambe le torce si ricordano l'ultima posizione che hanno avuto, cioè se le spegni al terzo livello e le riaccendi col bottone dietro, si riaccendono di nuovo a quel livello. Direi che dobbiamo uscire. Cosa facciamo qua dentro? Vediamo un po'. Sono qua, pure tiro fuori. Boom.
prima la True Night, qualche graffia in più direi, un po' sporca, ah sì, qua una bella tega, perfetto, funziona, quello è importante, che devono funzionare, non devono essere belle. Prossima la Phoenix, ok, qualche graffia in più, stessa cosa anche qua davanti, vetro tutto a posto, ok, e funziona, wonderful. Altri test. Ok, qua abbiamo la True Night, praticamente non si vede quasi niente, questo è il secondo livello davanti a me, 900. Andiamo al terzo livello, vediamo già una capretta lì, la torre, riusciamo a vederla? Vediamo col prossimo livello, si vede già meglio. E questo è l'ultimo. Vedete la torre? Ok, ecco il primo livello della Phoenix. E già vediamo il recinto, il primo livello. Qua subito di nuovo. Questa differenza. Secondo Phoenix. Intravediamo già quel mangime della capretta che è rimasta lì impalata. Andiamo al terzo. E la vediamo già bene, direi. Torretta al terzo, sì. Si vede già, quarto, si vede già bene. L'albero ancora scarso. Quinto livello. Sì, qua sente un po' la True Night che è un po' più forte. L'albero con questa Phoenix non è che si vede benissimo. Comunque si vede bene. Questo è il classico test del freezer, del congelatore. Ho visto un sacco di test della True Night T12, ma non ho trovato informazioni sulle temperature, sulla tenuta della Phoenix. Tra l'altro non ho neanche visto video, adesso non ho guardato per ore e ore, però è un classico vedere questo test della True Night, però non si vede della Phoenix, perciò a me non sembra giusto, penso che dobbiamo fare il test per entrambe, se non tiene la Phoenix, niente. Ok, accesa e funziona. Mettiamo dentro. Stessa cosa per la Phoenix. Dentro. E buonanotte fino a domani. Allora, sono passate più o meno 24 ore. Ho qua una lampada e l'altra completamente ghiacciata. Mettiamo anche l'altra. Mi sciacchiamo freddo, eh? Si vede che funziona. Questa è la Phoenix e anche la Phoenix non c'è problema. Questi ghiaccioli disco. Adesso dobbiamo togliere il ghiaccio in un modo adeguato. Vorrei subito farvi vedere che True Night tutto ok, tutto a posto, assolutamente, anche dentro. Verso la LED e qua è entrata acqua. La Phoenix non ha
perfettamente tenuto questo te test, all'interno c'era acqua e c'è ancora acqua e ghiaccio, vedete? Non so se si vede. Anche quest'ultimo test è andato. Entrambe le lampade funzionano ancora, ok? Solo che la Phoenix ha all'interno tuttora dell'acqua. È così, non so se questa qua uscirà. Non so neanche se è successo magari che si è presa una botta o qualcosa buttandola in giro facendo il test, o se proprio non ha tenuto la pressione adesso del ghiaccio. Comunque funziona ancora, è chiaro che non ha più la stessa funzionalità. Un'occhiata finale alle lampade. Allora, vedete che hanno ben preso qualche tega anche sopra. Qua abbiamo la True Night, questa è la Phoenix, anche davanti. Sì, si vede bene. Teghe, ma niente di che alla fin fine. Che dire, sotto certi aspetti molto simili, come sono costruite, come sono fatte, sono veramente simili. Poi il bottone dietro, quello ho già accennato, secondo me è una mega cavolata della Phoenix che non puoi appoggiarlo perché lo uso spesso veramente. Quei 0,3 lumen della True Night che hanno una tenuta di batteria di 1500 ore, sì, queste 1500 ore sono, suona così eterno, però almeno un paio di lumen, 5, 6, 7 lumen dovevano farlo. Tra l'altro l'ho scritto alla ditta. Mi dispiace un po' per le riprese di notte, non so se non ho l'attrezzatura giusta ancora per queste riprese di notte o se non so usarla ancora. Dovete avere un po' di pazienza, devo imparare ancora un po'. Spero si veda almeno qualcosa. Sono perfettamente adatte le lampade per un uso esterno, outdoor, grotte, tenda, campeggio, a casa, come abbiamo visto in macchina. Cioè, ci sono così tanti usi, sono perfette. Quest'ultimo test che devo dire, qua è chiaro che la True Night ha preso qualche punto in più perché ha superato tutti i test con grande bravura e come magari avete visto o come potete pensare ho torturato le torce. E poi abbiamo l'ultimo punto che è il prezzo. Non so se sapete che la Phoenix praticamente PD35 è uscita prima della True Night, non so quanto dopo, ma dopo è uscita la True Night con questa TN12 che ha detto ma una cosa così simile riusciamo a farla anche noi, solo che l'ha fatta con 30 euro di differenza, no? Cioè, lo stesso tipo di torcia con le stesse qualità, adesso posso dire migliori, penso migliori della Phoenix, e quello a 30 euro in meno, quello è ben una bella botta per la Phoenix. Intorno ai 40 euro la True Night e intorno ai 70 euro, adesso parlo di luglio 2015. Se volete informazioni più specifiche su questi prodotti, guardatevi il link sotto o chiedete me o andate sui siti delle apposite torce. Concludo anche con un ringraziamento alla True Night che mi ha dato questa possibilità. E allora, la True Night non penso che mi abbia mandato queste torce perché gli sono simpatico, gli piace la mia faccia, sicuramente no. Ma me li ha mandati per i click, è chiaro. E questi click, siete voi. Voi siete quelli che siete abbonati a questo canale e che coloro che guardano i miei video, e perciò mi sembra chiaro e ovvio che la vincitrice di questo duello vada a voi. Perciò la True Night, questa, andrà a uno o una di voi. Io chiederò alla ditta di mandarmene una nuova perché questa è un po' ammaccata. Speriamo che lo faccia. Cosa dovete fare per averla? Chi vuole questa lampada mi deve mandare un mail, un messaggio o un messaggio con l'hashtag giveaway True Night Italia. Questo hashtag giveaway True Night Italia dovete mandarmelo o su Facebook o qua o sul mio normale mail Gmail che troverete tutto sotto nella descrizione.
potete scrivere quel che volete, basta che ci sia l'hashtag giveaway TrueKnife Italia. Chi non mette l'hashtag TrueKnife bla bla bla, per quello non vale la iscrizione a questo giveaway. Direi che per questa volta è tutto. Non dimenticate di partecipare al giveaway. Spero vi sia piaciuto questo video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ciao ciao. E mentre sto praticamente mixando il video tra un caffè e l'altro, mi sono accorto che non ho detto fin quando va il giveaway. Allora, questo giveaway, metterò il video su oggi e domani, siamo alla fine di luglio, andrà fino un mesetto o poi a vacanza, metà settembre, diciamo fino al 15 settembre alle 8 di sera, 15 settembre 2015 è la deadline, ok? A presto, ciao ciao!